L'effetto flipper della nuova legge elettorale assegna per il momento, restano infatti da scrutinare alcune sezioni in Italia, il 13° seggio in Abruzzo per il nuovo Parlamento al Partito Democratico, che dopo Luciano D'Alfonso porta a Roma la teramana Stefania Di Padova. Lei sarà l'unica a rappresentare la provincia di Teramo. Una grande soddisfazione. Quali saranno le istanze che lei porterà a Roma del nostro territorio? Ma le istanze ce ne sono tante, lo sappiamo perché abbiamo sempre detto e sostenuto che la provincia di Teramo fosse un pochettino orfana rispetto al restante territorio abruzzese. Ce ne sono tante, il comune di Teramo ne ha tante e sicuramente da domani, se non da oggi, si continua a lavorare. Abbiamo fatto una campagna elettorale fra la gente, siamo ritornati finalmente, come è giusto che fosse, tra le persone, tra i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti. Abbiamo raccolto anche quella che era la loro delusione da un partito che per troppo tempo hanno sentito distante. Ci siamo riscoperti comunità. Questo è un lavoro immenso che ha fatto il nostro segretario, adesso senatore, Michele Fina. E quindi so che con Michele e con il provinciale di Teramo si lavorerà bene per il nostro territorio e per l'Abruzzo.